dove sei, così posso ucciderti. Solo il tuo bacio svelerà la verità. Stavolta ti uccido davvero, cazzo. Ma che cazzo fai? Ah, ha baciato la bocca! Ehi, ragazzi, Rico, ha baciato la bocca! Tu non sei più il mio migliore amico. Non incazzarti, siamo alla vigna da cui proviene il vino della riserva speciale di Bello! Questo è altro per Murio. Ma che diavolo è? Ok, vai, vai, andiamo alla riserva del vino, vai. Oddio! Ti ucciderò comunque, Murio. Bene, quindi Murio. Attento, Murio, perché tra poco arriva la morte. Cioè, tra l'altro, già abbiamo fatto fare una figura di merda che l'abbiamo buttato nell'acqua. Ora è la seconda figura di merda che farà Mario, sicuramente. Ok, eccoli la riserva del vino. Cioè, ora noi che ce ne facciamo di questa riserva del vino? Cioè, io zappo a vigna, sì? Qua io zappo proprio a vigna. Ed ecco come è il zappo dei vigneti. Io vado di testa verso la vigna. Qui c'è un camion carico di vino. È la riserva privata del generale. Benissimo. Bene. Credevo che sull'aereo avessi dato il massimo, ma cavalcare un missile. Oddio. Non cavalcherò mai un missile. Dovessi vivere 200 anni, non farò mai niente di così figo. Lasciatelo dire da uno che l'ha cavalcato un missile. È veramente figo. Attenzione, madonna, che voce con quanta fierezza. È veramente figo. Fantastico, roba di classe. Il generale è uno che sa bere. È persino nelle botti di legno e non nelle taniche. Ma che tipo di alcolici bevi? Mi farai morire. Stai piatto. Ecco. No. Ho perso troppe botti. Oh, hai perso troppo vino. E ho zappavigna, no! Per tutti quei zappatori di vigna. Scusatemi, ragazzi, scusate per i zappatori di vigne specializzati nel loro lavoro, però purtroppo si è ribaltato il camion. Non ci liberi con più barili possibile. Questo è Mario Frigo. Ok. Benissimo. Vediamo un po' come possiamo. Ok, bene. Macchine, parte 1. Ok, qui dobbiamo seguire per forza la strada. E dobbiamo ogni tanto un po' andare lenti, con molta calma. Sì, vabbè. Nelle taniche, quelle lì di plastica, è logico che ci metto la roba di merda, no? Questo lo so pure io. Cioè, vabbè, anche se c'è mio padre che fa lo chef, però lo so pure io. Ok, bene. Cosa? Bene. Come? Beh, questi sono ancora un po' di vecchi resti dei nostri botti di Capodanno. Vabbè, sono i famosissimi botti di Capodanno. È come guidare all'autoscontro. Bene. Sono contento che tu abbia sconfitto la DRM, ma questi dannati automobilisti ci faranno versare il vino.
Beh, sì. Quanto sarebbe in litri? Cioè, da... Non 400 galloni, vabbè, un po' esagerati questi termini, però, vabbè, i ribelli, tanto... Dio. Cioè, ma è possibile che quando dobbiamo passare noi devono andare a ca i camion a fuoco, devono morire la gente, queste cose del genere, boh, chi lo sa, cioè guardate qui. Guardate qui che automobilisti seri che siamo, ragazzi. Mamma mia. Automobilisti più seri di così non si può. Con tutto il vino, tutto. Quindi ora strafogate e ubriacatevi. Vai. I fucili. Ma che figata. E va bene ragazzi, direi che anche se breve questo episodio, mi scuso perché ho dei ospiti un po' a casetta, quindi è un po' un episodio corto. Quindi ci rivediamo nel prossimo, non preoccupatevi. Un abbraccio a Matteo Tirato, ciao ragazzi.